Quella che vedete, o meglio che non vedete più, è la spiaggia dell'Eden Gala, stabilimento balneare di Martinsicuro. Le mareggiate di questa notte l'hanno di nuovo cancellata. Nella zona centrale del paese gli chalet sono ormai allo stremo, di spiaggia non ce n'è più. I fondi FAS, quelli per le aree sottosviluppate, non arrivano e si teme che la stagione 2010 sia ancora più disastrosa di quella del 2009 in termini di spiaggia disponibile. L'amministrazione comunale ha bussato un po' a tutte le porte e a Villa Rosa partirà a breve un progetto di ripascimento morbido con fondi CIPE, cioè quelli del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Ma sono altre le aree più bisognose, cioè Martinsicuro Nord e Villa Rosa Sud, ormai al collasso. Siamo con Gianfranco Cellini della FAB. Gianfranco, siamo arrivati a dicembre, è quasi Natale e c'è una questione che ancora tiene banco nonostante non sia più estate, è il tema dell'erosione. I vostri chalet sono, diciamo, a mollo, protetti solo da dei massi, però l'acqua ormai è arrivata fino alle fondamenta. Cosa bisogna fare in vista della stagione estiva 2010? Quali interventi chiedete? Beh, noi oramai sono parecchi anni che cerchiamo sempre degli interventi non più tampone, ma dei progetti seri che vanno a salvaguardare questi primi 800 metri qui del centro di Martinsicuro. Noi naturalmente adesso ci è stato, diciamo, assicurato che si prendeva dei fondi FAS aspettando quelli CIPE, ma sembra da alcune notizie che i fondi FAS, sembra che la Valvibrada sia tagliata fuori, per cui noi vogliamo sicuramente per la prossima stagione un intervento abbastanza concreto, perché oramai tutti gli anni ci ritroviamo sempre alla stessa maniera. E poi anche il porticciolo, che insomma è anche ora oramai di farlo funzionare, sia la parte, diciamo, quella che è stata fatta già, ma sia anche la sistemazione per far sì che non ci sia più la sabbia, ma la sabbia sia qui agli stabilimenti balneari che ne hanno bisogno, non il porticciolo. Non c'è sabbia, dove metterete gli ombrelloni la prossima stagione? Beh, noi non vorremmo metterli lì al porto perché sarebbe un controsenso, noi vorremmo metterli qui davanti ai nostri stabilimenti e speriamo che come sempre l'amministrazione comunale e il sindaco siano abbastanza solerti a farsi sentire nelle sedi opportune. Ma